Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Ragazzi, è arrivato il momento. Guardate che cos'è arrivato nella mia posterella. Ah, le manine fanno, oh, che meraviglia. Eccolo qua. Per chi se lo fosse perso, era il famoso modello menzionato nella mia live relativa a Mutant Chronicles come, in maniera del tutto diplomatica, definito il miglior modello del mondo. Ora, ovviamente la mia webcam fa sì che sia impossibile vederlo, magari lo mettiamo così, ah, così lo vedete, mamma mia che figo. E di che cosa si tratta, signora? A parte che notate che è ancora incelofanato perché voglio condividere con voi gioie e dolori che questo modello sicuramente avrà, di che cosa parliamo? Parliamo di una collezione di miniature della Gale Force 9 uscita per Dungeons and Dragons. Sono miniature in resina, io non ne conoscevo l'esistenza. Poi un giorno, andando in giro per il web, come dicono i tecnici, ho trovato una foto di questo coso, ho detto no, possibile, non posso non averlo. Vedete che qua tra l'altro c'è un pezzo di confezione andata via perché anche il corriere, appena l'ha visto, ha cercato di rapacemente di togliermelo dalle mani, e grazie ai miei 15 anni di culturismo sono riuscito ad avere la meglio, ma è stata dura, ragazzi. Però lì per terra, mentre rantolavo, ho pensato no, non può vincere lui perché devo fare il video per i miei fan, e quindi lo vediamo insieme. Ora, quali sono le mie preoccupazioni in maniera molto realistica? La mia preoccupazione è relativa soprattutto alla spada, perché non stiamo parlando di modelli dal costo enorme, anzi abbastanza esiguo, e quindi mi aspetto che la resina probabilmente arrivi da copertoni usati, però magari abbiamo una bella sorpresa e ci troviamo davanti a una resina top. La spada sarà piegata, secondo me non è questione di chiedersi se sarà piegata ma quanto, adesso lo andremo a vedere. Ultima cosa prima di iniziare, ci tengo a precisare che il modello è scolpito da Gino Cruz, questa informazione è molto importante. Ora andiamo a prendere il taglierino messo peggio sulla faccia della terra e andiamo a tagliare. Tagliamo proprio in maniera delicatissima, così, in maniera proprio, mamma mia, mi sento come quelli che vanno tipo a guardare le tombe, no? Degli antico Egitto, entrano nelle piramidi. A parte che potevo usare anche il lato che era già stato aperto dal nostro amico corriere. Ah, proprio il cellophane non viene via, quasi come se volesse proteggermi dall'imminente inculata, però non ce l'ha fatta. Caro cellophane, anche questa volta non hai vinto. Ma la scatola, devo dire che, senza infamia senza lode, come potete vedere, non è niente, è un po' satinata, però cioè, a quel, non lo so, è fatta bene anche la scatola. Adesso andiamo ad aprirlo in modo tale da deformare la linguetta. Ecco, qui iniziamo già. Allora, come vedete all'interno il packaging è essenziale, ma d'altra parte, nel senso,
perché fare cose, cioè il packaging alla fine finisce dentro un cestino, quindi non è che dobbiamo stare qua a fare un packaging incredibile. Allora, che bello il cartoncino. Materiale di riciclo. Oh, non si può dire che non sia imbottito. Ecco, questo non posso dirlo. Ora andiamo a vedere i singoli pezzi. Cominciamo dal pezzo che non fotte niente a nessuno, la basetta, così. Allora, la basetta. Eccola qua. Beh, sicuramente è warpata, su questo non c'è dubbio. Però sapete cosa vi dico? Alla fine la basetta non volevo neanche mettere questa, quindi. Però la qualità della scultura è innegabile. Non è in bolla mai, mai. Vabbè, va bene. Diciamo che la basetta era almeno, dai. Il colpo è arrivato, ma non tantissimo. Andiamo a vedere le ali, che era un altro punto un po' così. Allora, sulle ali devo dire che non sono male. Pensavo peggio. Le piume sono abbastanza ben definite. Questa è una sorpresa, sì, è una scultura comunque da battaglia, una scultura da sparco. D'altra parte Gino Cruz ci ha abituato a pezzi da manuale, però devo dire che seriamente parlando, a parte qualche lineetta di fusione, che qua magari si può vedere, anche se la mia videocamera è peggio di questa basetta. E le ali non sono male. Le ali non sono male, le mettiamo qua così, se magari il resto è peggio, guardo le ali e mi sento meglio. Allora, andiamo a prenderci il pezzo proprio quello che. Allora, lo sto prendendo dalla spada, ragazzi, così proprio per aumentare il fattore shock. Allora, vediamo un pochino. Ah, innanzitutto non so se potete notare, ma la resina è tipo unta come una focaccia. Non so, però dicono che sia indice del fatto che è un'ottima resina. La spada ovviamente è tipo, non so, penso. Ma sì, è una citazione dei falcioni, delle armi medievali arabe, tutte. No, no. Vabbè. Ecco, questo è un duro colpo. Questo è un duro colpo. Però la spada in realtà avevo anche in previsione di togliergliela perché non mi piaceva. Però devo dire che la muscolata non è male. La muscolata non è affatto male. Non è affatto male, ben definita. Temevo che fosse semplicemente dipinta. In realtà, se mettiamo la mano sotto o sopra, come ci insegna il nostro amico Pita, forse si vede un pochino meglio. Devo dire che non è male, non è male, la muscolatura non è male. Ecco, l'attacco delle ali è qualcosa di grandioso. È una roba, ma neanche quella roba per attraccare le spaccaghiaccio nell'Artico, è così, cioè, è un pilone. Però una volta collegato, devo dire che non vedo Grand Canyons. Pensavo anche questo era un'altra cosa, forse un pochino qui sotto, ma in realtà qui sotto. Ragazzi, ma che ci frega? Ma che ci frega? Ma allora, beh, immancabile il fatto che sotto la gonna solo resina, c'è un pezzo unico, una colata di resina da cui esce una gamba. Che tra l'altro ha anche questo strano effetto puntinato che non riesco a capire, sembra quasi un effetto stampa, però è liscia, vi posso assicurare ragazzi, ve lo assicuro, ve lo giuro, parola di Mac, è super liscia. Vabbè, sarà fatta con i copertoni, d'altra parte ce l'aspettavamo. Ora, ah no, non c'è più niente ovviamente, d'altra parte. Che ci sono quattro pezzi, quindi anche qui potete notare
che l'intarsio del gambale si vede, e già qui potrei, io dico, già qui sono contento. Allora, ovviamente non la monterò adesso perché direi che va un minimo sistemata, se non pulito, visto che ripeto è unto come una focaccia, ragazzi. Non so se si vede, ma lì, vabbè, qua sotto c'è scritto Planetar, così giusto perché se non si capisse. Ragazzi, allora, ragazzi, che dire? Per che cosa lo userai Mac? Allora, in realtà stavo pensando di usarlo come mostro per il mio esercito di Saga Age of Magic a tema Cavalieri del Paradiso, quindi mettere l'angelone come mostro da utilizzare non è male. Io penso lo utilizzerò per quello, quindi poi faremo anche magari una serie di video a tema di Saga, questo gioco molto molto interessante che abbiamo scoperto anche insieme col capitano. Quindi avremo di che parlare anche col capitano. E nulla, allora, posso dire una cosa. Io sono soddisfatto dell'acquisto. Chi si divertiva in passato a dire: ah, ma fa schifo, ah, il modello più brutto del mondo, deve ricredersi, ragazzi. Deve ricredersi perché qui c'è qualità ad un prezzo non eccessivo, ragazzi. Si parla di una decina di euro, cioè non stiamo parlando di nulla di eccezionale, nulla di trascendentale. Quindi io per una decina di euro ho visto crostoni ben peggiori e non riesco a smettere di guardare la spada. La spada mi punta, è come se mi fissasse. È come se volesse venire a scavare nei miei incubi più reconditi, nei miei segreti più inconfessabili. Questa la deve saltare subito. Ragazzi, è stato emozionante aprirlo con voi e, beh, che dire, al prossimo video del Mac, che arriverà prima di quanto pensate. Ciao! Fidatevi del Mac! 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 Fidatevi del Mac!